Vabbè, ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale Cicone X Svap. Oggi sono senza voce per resistire due liquidini presi alla IVE insieme al Bisello, Stefanello, Adale e Erichella. E ce li fa vedere Stefanello, facci vedere un po'. Allora, stasera vi faremo vedere la linea Vitruviano Juice, quella nuova in collaborazione con Hazard Elixir. Quindi hanno messo assieme dei liquidi famosi della linea Hazard e i più gettonati della linea del buon Luigi D'Alessandro. Che salutiamo, grandissimo, e ringraziamo per sempre la sua disponibilità e competenza in liquidi. Ma aspetta, però prima dobbiamo fare andare... Sigla! Tanto che i ragazzi prendono l'hardware su cui lo proveremo, vi do una piccola descrizione. Si tratta del Donna Maglia Lift e del Positano Lift. Fai vedere il packaging. Packaging, ricordati gli atomi, ecco. Il Donna Maglia Lift, chiamato anche matrimonio all'italiana, le classiche note del Donna Maglia, insieme a un Latakia cipriota e un Virginia africano. La roba che spacca, ecco. Il Positano, invece, nominato anche turco napoletano, insieme a note di Izmir turco e di Samsung. Roba bella qua. Va bene, quindi fai vedere le immagini ai nostri amici. Vai. Eccolo qua. Allora, noi la proveremo su Adali e su Wasp. Ma prima li annusiamo. Partiamo con il Donna Maglia Leaf. Vai, nasano. Donna Maglia che tutti abbiamo provato, usato. Note di mandorla, pistacchio, nocciole. Buono. Che goduria. Diciamo che in prevalenza è il classico Donna Maglia, quindi mandorle, nocciole, tostate. Allora, io all'olfatto la nota del Donna Maglia non la sento, ma sento una buonissima nota di Latakia o Latakia, come ci ha suggerito il buon Luigi. C'è Latakia? Latakia. Allora a me non piace. Ci fidati che ti piace. Anch'io non sono da Latakia, ma mi piace molto questo. Premetto, noi non siamo da tabaccosi. Io soprattutto. Io lo sto diventando. Io un pochino sì, ma non... Non è il mio core buono, mi piace. Noi abbiniamo il Latakia o Latakia al posacenere pieno di cicche di sigaretta spente, sì. Quindi uno schifo, un vomito assoluto. Quindi lo proveremo su Adali, sì. Con quante spire il Bisello? 8 spire di Cantal, 24 Gauge Cantal A12 per una coil totale di 0,52 sparata a 40 watt. Vai. Quindi al naso io non ho sentito niente. Io percepivo solo la tappa. Beh, è uno di quei liquidi complessi da matti nel bouquet di aromi. C'è una quantità di sentori diversi che è allucinante. Ed è buonissimo, secondo me è veramente buono. La nota principale è quella dell'attacchio. L'attacchio si sente veramente tanto e quindi è un buon tabaccoso, unita chiaramente a quello che era uno dei liquidi più buoni di Vitruviano, credo. Io prometto che di Donna Maglia ne ho fatti a litri, versione aroma. Mamma mia. Com'è? Sa di posacenere. Sì? No, non senti. Mandorle, non senti... Niente. No. Ma se non sei abituato a svapare tabacchi, quando li svapi in mezzo con qualcos'altro ti copre tutto. Stefanello? Allora, noi provandola alla fiera dell'IVE, tendio di Luigi, a noi ci era piaciuto tantissimo e l'avevamo provato con un hardware, un Wasp. Qua sull'Adali entrano in gioco e si sentivano molto molto bene le note di entrambi, il Donna Maglia e i tabacchi. Qua sull'Adali entra in gioco molto di più il gusto del tabacco. Si sente questo Latakia o Latakia veramente veramente buono, e per dirlo uno che il Latakia è uguale a posacenere vuol dire tanto. Io adesso ho ridotto a un foro, perché con due fori
veniva solo fuori la nota di tabacco. Qui ci si percepisce con un faro solo, percepisce anche il Donna Mano. C'è da rifarlo, no? No, rimane più aromatico con un faro solo. Vado. Tanto nel frattempo diciamo boccettine Chubby da 20 ml. No. No, no. 30? No. 20. No. 20 ml. No, no, non ti piace. 50-50. No, ti gusta? Sì. Non ti gusta la non gusta? No, no. Come? A me dispiace. L'hai aperto tutto. No. Sì. A me dispiace, ma qua sa di camino. Come diceva il buon Sasha il Bove, che saluto, che salutiamo, è Shobel. Proprio... No, sa di camino. E io, liquidi di camino, no. È l'atomizzatore, ma no, è anche un gusto personale. È proprio l'attacchia. Cioè? È proprio l'attacchia che sa di l'attacchia se non, o ti, se non ti piace, no, non no, ti no. Piace. Mi dispiace, ma proprio qua siamo a gusti personali. Io proprio non mi piace per niente. Chiedo scusa, riconosco che il liquido è buono, perché sicuramente è buono, no, Stefanello? È buono. È buono. Io a me, però, l'attacchia a me e a Erika, giusto? Sì. No. Noi andiamo sempre in no, sincro. Non ci siamo, non ci siamo. Visello? Mi tocca dar ragione a Stefanello. Con un foro solo diminuisce la, diciamo, la pesantezza, tra virgolette, della tachia e si sente di più l'aroma. Giusto? La parte del Donna Amalia. La parte del Donna Amalia. È un tiro più chiuso che a te non piace, però è meno forte così. Ricordiamo che lo stesso liquido su, su Wasp, su atomizzatore Wasp, si percepiva nettamente prima la nota del Donna Amalia e poi le note del tabacco. A me non dispiace. Così è meglio, ma... A me non dispiace, buono. Che a me la tachia non è che mi faccia impazzire. Anzi, tutt'altro. Deve piacere la tachia. Sì, la tachia è bello di bello cenere. Sì. Non è cambiato. No, no. Me lo sono anche bevuta. Niente, quindi adesso diamo un voto. Io le do 5. Per gusto personale. 5 anche io. Io gli do 7 su questo atomizzatore. Mi è piaciuto di più sul Wasp Nano, che ho provato comunque in fiera. In fiera gli do un 8. A me invece piace assolutamente tanto. E quello che apprezzo di più di questo liquido è la complessità di questo liquido. Cioè è uno di quelli che... da degustazione, no? Da che bisogna svaparli seduti, con calma, con tutta la pace dei sensi, e svaparlo e addentrarsi un po' in quello che è il mix, il bouquet di aromi che ti compone. Va bene, ciao. Vai. Quindi gli do un 8. Ah, non l'avevi dato per il voto? No. Per me invece è un 8. Bello, pulito, secco, come piace a me. Quindi passiamo al prossimo, che è il Positano Leaf. Positano Leaf. Positano Leaf. Vai al naso subito diretto. Andiamo subito al naso. Allora, Positano, la nota principale è quella del Positano. Quindi limone, una crema al limone. Adesso riprende quel dolce lì che io sinceramente non ho mai provato. Leggilo. È il dolce tipico. Delizia al limone. La delizia al limone. Pan di Spagna. Sciroppo al limone. Il dolce si chiama delizia al limone. Una bomba. Va bene. A me piace tantissimo al naso. Buono al naso? Cioè, Stefanello, vai al naso. Al naso si sente tutte le note del Positano. Note di tabacco non le percepisci. Ricordiamo che i tabacchi di Hazard sono organici. Molto, quindi... molto limonoso, ma un limone buono qua. Sì, la crema pasticcera. Sì, però qua c'è... qua dentro c'è un virgin. C'è un virgin, quindi c'è leggero. Sì, sì, all'odore sì. Il tabacco non c'è. Io sento un buon limone. Sì. Eh? Buon limone, sì. Buon limone siciliano. Vai, lo proveremo su Adali. No, lo proveremo su Wasp. Nano con resistenza 0,30. Sì. 6 spire di acciaio 26. C'ho la bocca in posa cinerata. Provano? Ma com'è? Com'è? Spacca. Fa le bolle. Ma spacca? Eccezionale. Non parla. Buonissimo. Vi do già il voto. 10. 10. Si sentono tutte le note del Positano e poi in fondo vi arrivano le note dolciastre del tabaccoso. Virginia. È eccezionale questo. Grandissimo Luigi. Allora. Ale? Questo liquido qua è bilanciatissimo come pochi.
e il tabacco si sposa veramente bene con quello che era il positano, che credo che oramai tutti abbiamo provato, no? Do ragione a Stefano, è veramente buono. Voto? 9,5, proprio per 9 essere critico, sì. Dicevo, ricordiamo che i liquidi di Hazard sono organici, quindi incrosteranno le coil come pochi. E invece dice di no. Meno dei tabacchi organici solo, sicuro, perché comunque sono percentuali bassissime, però dicevo di no, guarda il colore del liquido, credo che sarà difficile. Comunque vi faremo sapere anche questo. È buono, sento tanto il Virginia, però il limone sparisce un po'. Ma rispetto... Voto? Ma 8 però, sì. 8. Il limone che sparisce comunque era una caratteristica anche del positano normale. Ma un po' di aspro del limone ce l'ha, ma io i tabaccosi non andiamo d'accordo. Infatti lui è l'unico che svapa di guancia i cremosi. E i fruttati. E i fruttati. Allora, il limone un po' si sente, lo sento io. Sento più lo zest del limone, si sente buono. Per gli amici a casa ricordiamo che lo zest sarebbe... Sì, è la buccia del limone. E il tabacco lo sento veramente poco, quindi questo qua potrebbe piacermi. Voto 7. 14. 7. Pacca. Io devo dire le stesse cose che hanno detto loro, perché giustamente sono il quinto che deve fare dire la sua, ed è molto bilanciato, equilibrato. Il Virginia si sente poco per quanto mi riguarda, e anche il limone va a scomparire. Voto 8. Allora, ricordiamo signori che i nostri voti sono personali, quindi nel senso, a me non piace il tabacco, ho dato poco, ma non vuol dire che il liquido sia cattivo. Liquidi top, anche se non mi piacciono, e lo puoi garantire, giusto Stefanello? Esatto. Lo potete garantire voi tre, tranne me e Erika, perché non ci piacciono, perché i tabacchi non ci gustano. Quindi vi abbiamo fatto vedere i due Vitruviano nuovi, il Positano Leaf e il Don Amalia Leaf, giusto? Sì. I due nuovi tabaccosi insieme ad Hazard. Quindi se vi piace il video piacetelo, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Gecone X Svapo, iscrivetevi anche al gruppo Facebook La Banda del Vapore, che trovate il link qui sotto in descrizione. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram. Quindi ci vediamo al prossimo video con l'ultima svapata del Visello. Vabbè, ciao.